essere cretino, un delinquente ha scelto di essere delinquente, è così, non si scappa. E poi restare in questo clima per centinaia di nascite, per miliardi di anni. Invece se incontri qualcuno che sveglia in te quella che si chiama voce interiore, che è il vero maestro che abbiamo. Allora, se tu sei un maestro in gamba, devi passare a quello, tutto quello che sai. Se poi lui ti supera, sei più contento, se sei un vero maestro. E nella tua esperienza personale e professionale, quali sono i maestri più importanti che hanno proprio segnato? Lo so, devi fare una sintesi. Dovevo stare qui tutta la notte. Una sintesi, un po' proprio nell'aspetto personale. Ho iniziato nel 1970, quando per fortuna mia avevo dei disturbi psichici, no? È stato un colpo di fortuna per me questo qui. E quindi a volte dovevo scendere dagli autobus perché non vedevo questi umani, non li capivo, dico, ma che cos'è questa gente qui? Chi sono? Da dove vengono? Alieni. Ecco, esatto. E quindi decisi di buttarmi per terra senza sapere niente di quello che stavo facendo e chiudere gli occhi, no? Ho iniziato in una maniera grossolana e autodidatta e anche selvaggia. La meditazione. A poco a poco, quando tu sei in un cammino, stranamente trovi sempre gente che ti dice, hai letto Nisargadatta? No. Vai a comprarlo. E poi arriva Yogananda, poi arriva Aurobindo, tutto il misticismo indiano. Sono stata la mia prima preparazione. Vi devo anche raccontare un aneddoto abbastanza bello. Il mio amico Yuri Kamisaska, un giorno, eravamo negli anni 70, all'inizio degli anni 70, passa da casa mia e mi dice, guarda, devi andare a sentire questo santo che è arrivato dall'India, una cosa incredibile, cioè l'ultimo giorno che faceva due giorni, no? E siccome io seguivo un po' questa tecnica, no? Quando sono arrivato in questo posto dove si faceva, c'era un insegnante di yoga che ospitava questo maestro, che aveva a fianco due chierichetti, diciamo così, di quegli italiani leccaculo che ce ne sono dappertutto sempre. E quindi io mi butto per terra così con gli occhi chiusi, no? Dopo neanche 5 minuti uno che era accanto a me mi dice, guarda che sta parlando con te, no? Allora io mi alzo e gli dico, si parlava in inglese, insomma, no? E lui mi dice, in quella posizione stanno gli animali, no? E io gli dico, ma io sono un animale purtroppo, no? Questo è andato fuori di testa, ma fuori di testa, ha cominciato a urlare, cioè quindi la sua calma, che era tutta finta, è scoppiata, no? Allora i due chierichetti fa, è un disturbatore, un estremista, tutti me ne hanno gridato tutti i colori, fa, cacciamolo, il pubblico ha detto, voi non cacciate nessuno, andate a fare in culo, e è finita. È finita la festa dell'indiano, capito? Te ne saranno stati molto in grandi. 5 minuti. Questa mi ricorda un'altra cosa che mio amico Pippo Russo Lozano, che è successo a me ultimamente, che si è ribaltato rispetto a... Va bene, andiamo avanti allora. No, non ce la vuoi raccontare. No, è finita qui, cioè, basta questa, no. Però per dire, se tu sei nel giusto e non stai facendo il buffone, io ero lì a ascoltare quello che diceva questo qui, no? Perché il pericolo, quando uno impara cose di altri, se ti leggi la Bhagavad Gita e vai a dire in giro quello che pensi tu, la gente ci crede perché sono cose serie, no? Però magari non le hai raggiunte, dici come un pappagallo, ripeti delle cose che non servono a niente. È proprio l'idea della credibilità, cioè esatto. Puoi parlarne nel momento in cui hai consapevolezza reale di quello di cui stai parlando. E senti, a proposito, diciamo, questo...